A meno di una settimana dall'evento dell'anno per tutti i ducatisti. Tolti i veli alla nuova MotoGP, sarà a Misano che tutti gli appassionati potranno vedere finalmente l'ultima creatura da corsa della casa bolognese. Oltre alle iniziative in pista, poi in programma anche alcune iniziative non esclusivamente motociclistiche. Domenica 16 la parata Memorial Taglioni con il suo fiume di bicilindri che porterà ad Imola, dove all'Heineken Jamming Festival si terrà il concerto di Santana. Per i ducatisti che acquisteranno il biglietto del concerto a Misano è già prevista una sostanziosa riduzione. Spostandosi in spiaggia al Parco Le Navi a Cattolica, dove è stata allestita la spiaggia VDV tutta Ducati, si terrà un torneo davvero particolare. 4 i round che i concorrenti dovranno affrontare dal 16 al 18 giugno. Si parte con il calcetto saponato per poi affrontare al Parco di Mirabilandia il percorso avventura. Le ultime due prove, sempre a Cattolica, vedranno i ducatisti sfidarsi su windsurf, moto d'acqua, minimoto e kart cross. E poi naturalmente VDV sarà seminari, incontri con i piloti che hanno portato alla gloria la Ducati, sia nel presente che nel passato, esibizioni di stuntman, giochi in pista come la ormai celebre gara di lentezza e tanta animazione. Nel corso del fine settimana saranno scelti anche il ducatista e la ducatista più sfegatati. Una speciale polizia infatti girerà all'interno dell'autodromo per segnalare i personaggi dal look più accattivante, originale e stravagante dell'intera manifestazione. Loro saranno quindi i ducatisti dell'anno. Per concludere, anche se tutte le iniziative si potranno scoprire solo a Misano, l'ultimo itinerario mototuristico in programma, quello delle Valli di Comacchio. È la straordinaria natura del delta del Po, delle Valli di Comacchio e del Ferrarese il tema dominante del tour, che si snoda in parte lungo la strada dei vini e dei sapori di Ferrara. Da Imola si prosegue poi per Argenta fino a Ostellato. Guidando tra i paesaggi della grande bonifica ferrarese per Codigoro, in Mesola si raggiunge Pomposa per il pranzo. Il tour prosegue per Comacchio e le sue splendide valli, tra le suggestioni dei continui specchi d'acqua, per concludersi con un passaggio sul ferry boat, che approderà infine a Ravenna per rientrare a Cattolica. Ora, dopo le presentazioni, non resta che vivere il VDV a Misano dal 14 al 20 giugno per potersi sentire davvero al centro dell'universo Ducati. I dati ufficiali parlavano alla presentazione di 15.000 km da percorrere per il tester ufficiale. Quando te l'hanno detto, la prima impressione che hai avuto? La prima volta l'ho sentito in televisione durante il commento delle prove del Mugello, ma ok, chilometri ne dovremmo fare tanti, non so se saranno 15.000 o l'importante è fare questi chilometri in un modo giusto, provando bene. Poi la quantità, speriamo che siano meno, perché vuol dire che la moto andrà bene subito. Quali impressioni ti ha dato solo a vederla, perché per ora non è mai stata provata ancora? Sì, diciamo che anche se è una nuova moto per Ducati, si vede chiaramente che questo è un Ducati, ha il telaio in tralicci, ha le marmitte sotto il codone, ha un motore a V, è un Ducati in tutto e per tutto. Lo sai che sarai molto invidiato dai ducatisti? Sì, lo so, so anche di avere una grossa responsabilità e spero di fare un buon lavoro, perché credo che lo sgrossamento della moto è quello che farà poi un buon inizio a Suzuka quest'altr'anno. E allora in bocca al lupo. Grazie. Dire che l'accoglienza è stata festosa e davvero eccezionale è dir poco. Abbiamo visto questa creatura splendida, lo si vedeva già dalle foto. Ma com'è veramente questa moto Ducati? Questa moto è eccezionale perché integra tanti concetti innovativi, quindi ci aspettiamo delle prestazioni molto buone, sarà una fase di sviluppo lunga perché molti concetti devono essere testati e sviluppati. Abbiamo cercato di integrare tutto quello che noi credevamo fosse importante per ottenere veramente delle prestazioni eccezionali su pista. Ha un'aerodinamica incredibile, è molto migliorata rispetto alla Superbike, un telaio più leggero a parità di rigidezza e un motore molto potente. Si tratta di trovare l'amalgama giusta di tutti questi elementi per avere alla fine le prestazioni ottimali su pista. Telaio, lo abbiamo detto, è un punto centrale, ma è un telaio tipicamente Ducati, così come lo è abbastanza per molte scelte il motore. È un telaio tipicamente Ducati perché è un traliccio in acciaio e quindi rispecchia lo schema della Superbike che è vittoriosa e che sta conducendo oggi il mondiale. Pensiamo che sia una buona soluzione per ottenere dei buoni valori di rigidezza ed è facilmente modificabile.
il motore, anche il motore è uno schema tipicamente Ducati, in quanto abbiamo cercato di replicare lo schema del bicilindrico in un doppio bicilindrico, quindi è un quattro cilindri, ma in realtà la sequenza degli scoppi avviene in modo tale, contemporaneamente sulla bancata orizzontale e verticale, da replicare lo stesso tipo di carico alla ruota posteriore di un motore bicilindrico. Un'ultima cosa, qual è l'emozione nel vedere l'accoglienza dei ducatisti qui del Ducati? Questa volta il percorso è lunghissimo, Bologna, Mosca, Vladivostok, abbandoni i deserti, quelli caldi dell'Africa, per andare in altri tipi di località. Beh, sono 14.000 chilometri per me completamente nuovi, non conosco assolutamente la Russia e soprattutto la Siberia, e arriverò appunto a Vladivostok dall'altra parte della terra, possiamo dire. Faccio un coast to coast al contrario, invece che farlo da New York a Los Angeles vado da Misano, in questo caso a Vladivostok. È un'esperienza completamente nuova che farò con una moto stradale, dove normalmente si usa una moto da enduro comunque, perché gli asfalti e le strade che troverò sicuramente non saranno delle migliori. La sfida è appunto di percorrere tutti questi chilometri in un terreno a me completamente sconosciuto, con tutte le difficoltà del caso che potrò incontrare in questi luoghi. Questa moto l'hai sicuramente provata, l'avete messa a punto e tutto quanto. Quali sono le grosse differenze rispetto alla versione di serie? Beh, la moto non è molto modificata, il motore è strettamente di serie, è stato modificato con un sacco di particolari che vende la Ducati Performance, particolari in carbonio, è stato alzato il cupolino, è stato alzato il manubrio, e una modifica importante che ho dovuto fare, ho allargato il serbatoio da 21 a 29 litri, perché mi serve assolutamente più autonomia per percorrere più chilometri. Per il resto la moto è veramente standard. Il supporto che avrai in questa, che è veramente un'impresa, perché insomma 14.000 chilometri sono una distanza abissale che motociclisti magari percorrono addirittura in un anno o più. Beh, io non mi faccio problemi per i chilometri, diciamo che sono solo, però sono comunque assistito a distanza. Alla sera ci incontreremo un cameraman, un fotografo, un giornalista, un meccanico e un dottore. Non si sa mai quello che può capitare in questi luoghi così lontani. Mi seguiranno con due mezzi assistenza, dove ci saranno dei luoghi interessanti e veramente belli da fotografare, da filmare. Riporteremo in Italia un reportage fantastico, e comunque già da ora si potrà seguire giornalmente sul sito ducati.it oppure sul sito di edioriolli.com, giorno per giorno invieremo via satellite coi computer immagini, quick time e dei testi per raccontare questa speciale avventura. Quanto pensi che potrà impiegarci? La partenza è il 15 di giugno, per cui è domani, in occasione di questa magnifica festa del Ducati Weekend, e ho previsto l'arrivo intorno al 7-8 di luglio, circa 3 settimane di viaggio. E allora a questo punto che il viaggio parta, e in bocca al lupo. Crepi il lupo e ci vediamo quando torno. Ciao. Chi non c'era non potrà mai capire cos'è stato il VDV 2002, una settimana di follia, nel senso naturalmente migliore del termine, in puro stile Ducati. Per chi era assente, e a questo punto assolutamente ingiustificato visto lo spettacolo, ecco una sintesi di tutto o quasi tutto quello che è avvenuto in circuito a Misano. Il VDV ha visto il suo punto centrale nel fine settimana, con la pista di Misano invasa da circa 20.000 ducatisti in totale nei due giorni, con o senza moto al seguito. L'impatto all'ingresso quindi del circuito e di quelli che lasciano senza fiato, Ducati ovunque, parcheggiate più o meno ordinatamente nel piazzale antistante i paddock. Per tutti la possibilità di partecipare agli eventi organizzati, di girare in pista o semplicemente di confrontarsi e stare in compagnia di chi ha la stessa viscerale passione. Una Ducati così particolare, così personalizzata, sicuramente denota una passione notevole. Allora, com'è nata questa passione? Ma me l'ha trasmessa l'amico, poi dopo così ho avuto un'idea un po' particolare, mi piacciono questi colori, l'ho fatta personalizzata, insomma. È la passione che c'hai dentro, dai. Ducatista,
come c'è scritto nella maglia, se hai una moto, fuori in Ducati. Verde militare ce ne sono poche, verde militare ce ne sono poche, infatti siamo venuti qui, cioè, c'è solo questa, così. In giro per i paddock era possibile incontrare poi gli idoli della Superbike che corrono sulle bicilindriche bolognesi. A Misano c'erano tutti, da Bailey a Chili, passando per Chaus, Bostrom e Oxon, fino ai piloti che corrono nella Supersport. L'attività in pista poi è stata intensa, con i partecipanti che hanno girato sul circuito che ospita anche la gara del Mondiale Superbike e gli stuntmen che hanno sbalordito il pubblico presente. Impossibile non pensare, quando si vede in azione Christian Pfeiffer o Gary Rothwell, che loro alla moto gli danno veramente del tuo, mentre tu, umile ed ordinario motociclista, gli dai ancora del lei. Stessa impressione quando a girare sono i mostri sacri del Mondiale Superbike, gli uomini dalla piega impossibile, gli eroi di tutti i ducatisti. Dal VDV poi sono partiti il MotoGiro 2002 e la Transiberiana di Edi Rioli, avvenimenti di contorno in quella manifestazione ma tutt'altro che marginali. Oltre a questo, paracadutisti, evoluzioni del potente elicottero dell'aeronautica militare Mangusta e musica dal vivo per riempire le serate quando in moto, dopo una giornata in sella, non si fa davvero più. Tanto entusiasmo anche per la presentazione delle squadre corse Ducati e del gioiello che il prossimo anno correrà nel mondiale MotoGP, la Desmo 16. E inoltre, giochi in moto, aste di cimeli superbike, seminari tecnici e non, spettacoli e divertimento totale sempre in stile Desmo. Ma come detto, descrivere tutto il VDV 2002 in un solo pezzo è difficile, se non impossibile. E quindi per tutti quelli che hanno mancato questo appuntamento il consiglio è di non perdere il prossimo, naturalmente tra 2 anni.